doveva essere un Nobel meno eurocentrico, ma alla fine il premio alla letteratura è andato a una poetessa polacca, Olga Tokarczuk, e a uno scrittore austriaco, Peter Handke. Due riconoscimenti perché l'assegnazione del 2018 è stata rinviata di un anno sulla scia di uno scandalo di molestie sessuali. Il premio Nobel per la letteratura 2018 è stato assegnato alla scrittrice Olga Tokarczuk per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita. Il premio Nobel per la letteratura 2019 viene assegnato all'autore austriaco Peter Handke per un'opera influente che con ingegno linguistico ha esplorato la periferia e le specificità dell'esperienza umana. Politicamente impegnata a sinistra, ambientalista e vegetariana, il capo coperto dai dread, Tokarczuk non esita a criticare la destra conservatrice polacca di diritto e giustizia. Handke è considerato uno degli scrittori di lingua tedesca più originari della seconda metà del XX secolo. Ha lavorato con l'amico e regista tedesco Wim Wenders alla sceneggiatura del Cielo sopra Berlino. Nell'ottobre 2018 il riconoscimento non venne assegnato per lo scandalo che aveva travolto l'Accademia svedese con uno stillicidio di dimissioni. Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson, costretta a lasciare lo scranno dell'Accademia svedese, stato condannato per stupro.